Marica si esprime molto bene al corpo libero, in particolare nelle parti acrobatiche. Vediamo se conferma questa nostra aspettativa. Ma il capestrino è che, ricordo, in questo momento è in seconda posizione, dopo la terza rotazione, seconda con 26,30, dietro la Gargano 26,85 ed è pronta per la prima diagonale acrobatica. È la stessa diagonale di Ilaria Colombo. Allora, fatto salto tappa. Questa parte artistica leggermente una incertezza per Manica. Qui abbiamo la serie artistica del giro perno. Si prepara alla seconda diagonale. Avrà una rondata. Flick tempo, flick doppio carpio, tenuto bene in piedi da Marica. Ancora parte artistica che le farà guadagnare il terzo angolo dal quale partire per la diagonale conclusiva, che sarà un triplo abbinamento. Ecco Marica che concentra e parte per la sua ultima diagonale acrobatica. Triplo abbinamento confermato, molto bene Marica. Allora, per esercizio di alto livello. Sì, per male che possa andare, per male che possa andare, in questo momento ecco qui addirittura c'è uno striscione giallo-rosso con l'incoraggiamento proprio in dialetto romano per Marica Pestrin. Ecco che parte invece Giorgia Benecchi al volteggio. Marica Pestrin che non a caso è nata a Roma È nata a Roma, sì, e di fede ecco. romanista conclamata.